like, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli. Per fare questo glitch avete bisogno della base operativa piena, di un Avenger posizionato quanto più vicino alla base operativa, e io l'ho messo in questo modo, e un veicolo che entri nell'Avenger. Ragazzi, a questo punto vi posizionate davanti all'entrata della base operativa, fate comparire base operativa piena, premete tasto PS e tornate in game. Una volta fatto ciò, andate dal lato opposto dove avete il pallino azzurro e fate comparire base operativa piena. Quando comparirà base operativa piena, tasto PS e ritornate in game. Dovete aspettare in base alla vostra connessione, non so, fate delle prove, io qui aspetto 10 secondi, dopodiché premete la freccia destra e vi comparirà anche base operativa piena come è comparso a me. Accetterete il messaggio, vi troverete nella Avenger, il veicolo che state usando sparirà, dovrete uscire fuori e suicidarvi come ho fatto adesso appena io. E a questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è chiamare il nostro veicolo che vogliamo duplicare, in questo caso la LG Retro Custom. Usate delle Retro Custom, cioè una LG Retro Custom, oppure usate auto custom di Bennis. Ragazzi, non usate auto di lusso perché vi esce fuori il blocco dei 50.000, e soprattutto ragazzi usate targhe personalizzate. Adesso andremo a vedere il perché, alla fine del video vi farò vedere il perché. Comunque mi raccomando di usare targhe personalizzate. Una volta che avete richiamato il vostro veicolo, andate in un posto dove potrete incastrarvi. Ragazzi, io qui alle pale eoliche mi incastro bene in questo punto, voi troverete un altro punto nelle vostre basi operative, diventate presidenti ragazzi e vi curate che faccia il teletrasporto, dopodiché aprite il pad, andate su rimanda veicolo in deposito e premete X e triangolo contemporaneamente ragazzi, in maniera tale da teletrasportarvi in auto ma allo stesso tempo di rimandare il veicolo in deposito. È abbastanza semplice come passaggio. Una volta fatto ciò, andate all'entrata della base operativa, vi comparirà base operativa piena, entrerete e sostituite il veicolo con una LG RH8 che avete nella base operativa, oppure un veicolo che volete perdere, insomma vedete voi, potete anche mettere auto di strada ma mi sembra inutile dal momento che le LG RH8 sono gratis, comprate le LG RH8. A questo punto facciamo la sostituzione, io vado a sostituire con una LG RH8 e dopodiché possiamo continuare a fare il glitch. Non abbiamo bisogno di riposizionare la Avenger perché comunque rimane lì dove l'abbiamo lasciato, quindi risparmieremo moltissimo tempo. E una volta usciti, come vedete mi è respawnata la oppressora, e vado a ripetere il glitch, quindi ve lo ripeto: base operativa piena, tasto PS, tornate in game, vi scompare la schermata di base operativa piena, andate verso la fine della base operativa e cercate la scritta base operativa piena, questa qui, tasto PS, ritornate in game, aspettate il tempo che vi serve, è dovuto alla vostra connessione ovviamente, a me servivano 10 secondi perché stavo scaricando delle cose, e premete la freccia. A questo punto vi comparirà base operativa piena e vi troverete dentro la Avenger. Ovviamente come avete già visto il veicolo scompare, uscite fuori, vi suicidate e richiedete il vostro veicolo personale. Ragazzi, qui avrete solamente il tempo di attesa del meccanico, mentre che se lo fate con la Deluxo ragazzi dovreste richiedere la Deluxo con il meccanico e la LG Retro Custom o l'auto che volete duplicare con il meccanico, quindi
avrete molto più tempo di attesa. Invece, facendolo con l'oppressor, essendo presidenti, vi spawnerà direttamente fuori. Mi sembra che anche la deluxe spawni fuori, però non ne sono sicuro, ragazzi. Quindi io l'ho fatto così e mi sono trovato bene così. Se voi volete comunque farlo in questa maniera, è abbastanza semplice. L'importante è trovare la giusta posizione della Vanguard all'uscita della base operativa. A questo punto, ragazzi, andate a reincastrare l'auto, tasto il pad, rimanda veicolo in deposito, triangolo X insieme. È abbastanza semplice, ragazzi, come lo vedete, cioè il glitch è come lo vedete, non è che ci sono altre cose. L'unico taglio che ho fatto era l'attesa del meccanico, che avete visto che c'era un po' da aspettare, quindi ci abbiamo aggiunto una transizione giusto per non far vedere tempo d'attesa, sennò il video durava una vita. Quindi a questo punto rientrate nella base operativa e fate un'altra sostituzione. Qui andremo a vedere che comunque c'è l'auto di prima e c'è l'auto di adesso. Allora, ragazzi, per convalidare le auto che voi avete duplicato per poterle utilizzare, per poterle vendere, l'unica cosa che dovete fare è riavviare l'applicazione. Riavvierete l'applicazione e potrete usare le auto che avete duplicato o auto che avete preso da un vostro amico. Qui vi faccio vedere, ragazzi, ci sono le due auto e c'è anche la targa clone. Adesso andiamo a vedere. Come ho già spiegato in un vecchio video in precedenza, la targa clone, ragazzi, vi porta il blocco giornaliero, quindi automaticamente cercate di fare questo glitch con targa personalizzata. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.